Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Ci colleghiamo nuovamente con il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, per fare un po' il punto della situazione sulla emergenza Covid-19, ma anche per parlare di ulteriori novità che stesso l'ente, insomma, ha proposto in questi giorni proprio ai cittadini. Bentrovato, Sindaco. Ciao Raffaella, un caro saluto naturalmente a tutti coloro che ci seguono tramite Cilento Channel. Allora, notizie, buone notizie, insomma, nella giornata di ieri non sono stati rilevati ulteriori cittadini positivi. Continuano fortunatamente le guarigioni, però purtroppo abbiamo anche registrato un decesso. Sì, allora se mi consentite, comincio proprio con fare tramite la vostra trasmissione naturalmente le più sentite condoglianze alla famiglia Abate per la perdita del caro papà. Insomma, purtroppo si aggiunge un'altra scomparsa a causa del Covid della città di Agropoli ed è sempre un momento molto molto doloroso. Naturalmente non ci sono parole per lenire il dolore, insomma, dei familiari. Però da parte mia, davanti a tutta l'amministrazione comunale, veramente un abbraccio forte a tutti loro e un messaggio di cordoglio a tutte le persone, insomma, che gli hanno voluto bene, che l'hanno conosciuto. E quindi innanzitutto comincio col dire questo, mi sembra giusto, mi sembra corretto. Un doppio cordoglio quindi, sia per la scomparsa, sia perché questo è dovuto purtroppo a questa bruttissima pandemia che fa ancora lascia ancora una traccia purtroppo brutta nella nostra città, quindi cominciamo col dire questo. Poi, fortunatamente, l'andamento dei contagi in città, almeno per quel che riguarda Agropoli, avrete notato che è un andamento che non ha avuto incrementi improvvisi come è successo altrove. Un po' forse per il nostro merito, un po' per la bravura dei cittadini nella gestione quotidiana. Abbiamo avuto sì un incremento, ma molto costante, cioè abbiamo avuto una situazione per cui per molte settimane siamo rimasti tra i 20 e i 30 casi, ora tra i 30 e i 40, quindi abbiamo incrementato, ma fortunatamente siamo contenuti rispetto ai numeri. Mi auguro veramente di continuare così, sperando che questo numero non si incrementi. Naturalmente tutto questo potrà avvenire se siamo bravi, come abbiamo fatto fino ad ora, a seguire le regole, a stare attenti nei rapporti con gli altri, mantenendo le distanze, conservando la mascherina sempre. Se questo riusciremo a farlo, io credo riusciremo a contenere i contagi in città. Però dobbiamo registrare, naturalmente, oltre alla scomparsa di questo caro concittadino, anche il fatto che purtroppo abbiamo anche, questo prima non era successo, abbiamo anche delle persone ricoverate, abbiamo purtroppo altri nostri concittadini che sono in rianimazione, quindi la cosa si è un po' aggravata, come naturalmente ci aspettavamo che potesse succedere. Quindi rispetto a questo un ringraziamento al grande lavoro che si sta compiendo in ospedale di Agropoli, quindi alla dottoressa Lampasona, al dottore Ielmi, al dottor Ametrano, insomma, che sono tre figure che in questo momento ce la stanno mettendo tutta per far funzionare l'ospedale, per implementare il laboratorio analisi. Ricordo che il laboratorio da quando aperto ha lavorato un numero superiore a 700 tamponi, tra poco arriveremo, nella giornata di oggi credo, a 1000 tamponi, quindi sta facendo un grande lavoro il dottor Ametrano, importante insomma, per la nostra città, importante per dare una maggiore disponibilità ai cittadini che attendono di conoscere la situazione diciamo, rispetto alla positività oppure no. Quindi, un grande lavoro che si sta compiendo in ospedale, insomma, mi auguro veramente che tutto questo porti comunque a rallentare il numero dei contagi, perché quello poi è l'obiettivo principale. Ma l'amministrazione comunale ha pensato bene di riattivare il numero che anche durante il primo lockdown, ecco, avevate messo a disposizione proprio per queste persone che sono in quarantena nella propria abitazione, per ovviamente dare un supporto. Certo, abbiamo dato la disponibilità di questo numero che, come succedeva prima,
in qualche modo i cittadini possono telefonare mattino tra le 9 e le 13. Noi immediatamente, mano a mano che arrivano le telefonate, le smistiamo alla Protezione Civile e alla Croce Rossa. La Protezione Civile si impegnerà per dare supporto per i beni di necessità, mentre la Croce Rossa gestirà la questione dei medicinali. E quindi siamo vicini ai nostri cittadini. Al momento credo sia un servizio importante che noi cercheremo di implementare, di rafforzare se ce ne fosse necessità e insomma, ci stiamo preparando anche per altri servizi. Al momento questo però era il primo, insomma, da mettere in campo che abbiamo attivato e credo che è un primo segnale di vicinanza. Vediamo ora cosa succederà nei prossimi giorni. Se sarà necessario, naturalmente ci attiveremo anche per gli altri servizi, così come abbiamo fatto nel periodo di lockdown che abbiamo passato. Siamo pronti, insomma, a intervenire anche in altri modi, sempre per dare supporto e vicinanza ai nostri cittadini. Da domenica è scattata l'ordinanza da domenica a mezzanotte è scattata l'ordinanza del governo. Sono già trascorse 2 giornate. Come è andata nella città di Agropoli per quanto riguarda il comportamento dei cittadini? Hanno rispettato l'ordinanza? Che cosa ci puoi dire? Magari non so se hai fatto già un bilancio con i vigili urbani. Vabbè, come penso hanno notato un po' tutti, chi si è trovato verso le ore serali, insomma, nei luoghi di maggiore afflusso, ha notato che diciamo, le indicazioni sono state rispettate. Ci sta veramente pochissima gente per strada, è ormai un coprifuoco di fatto che vede soltanto pochissime persone in movimento e credo sia ancora una volta un segnale di giusta attenzione che i nostri cittadini danno alle regole e come ho detto probabilmente noi lo verificheremo nei prossimi giorni, ma probabilmente anche il rallentamento che abbiamo avuto nelle ultime ore del numero dei contagi può essere anche collegato a un atteggiamento positivo che stiamo avendo negli ultimi tempi, quindi mi auguro che la cosa prosegua in questa direzione, però dalle prime verifiche abbiamo potuto constatare, insomma, che le cose sono rispettate in maniera abbastanza puntuale. Sindaco, è di questa mattina la notizia purtroppo che nel Golfo di Policastro un violento nubifragio, insomma, ha fatto registrare allagamenti e diverse attività commerciali, insomma, hanno dovuto chiudere, ma anche abitazioni, cittadini sono stati sfollati. Ecco, com'è invece ovviamente la nostra vicinanza al Golfo di Policastro, a tutti gli abitanti, al sindaco, insomma, invece nella città di Agropoli preoccupa il fiume Testene, si è alzato leggermente il livello dell'acqua, ma se ci puoi aggiornare, magari così possiamo rasserenare anche gli animi dei cittadini. Ma innanzitutto esprimo anche tramite Cilento Gianni la vicinanza nostra ai cittadini del Golfo di Policastro che hanno avuto questa terribile vicenda. Noi ci hanno fatto anche richiesta di supporto alla nostra Protezione Civile, noi gli daremo la disponibilità per quel che possiamo, perché ripeto, parte i nostri volontari sono necessari qui in città, ma cercheremo di dare un sostegno anche a loro, almeno un segnale di vicinanza. Detto questo, noi abbiamo provveduto con piano alla pulizia dei valloni, dei fiumi e quindi questa è terminata. Da un monitoraggio che abbiamo fatto, sostanzialmente riteniamo che tutto sia in ordine e quindi ci aspettiamo, insomma, che arrivi il cattivo tempo, ma riteniamo che tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto, quindi siamo abbastanza tranquilli per tutto potrà eventualmente succedere. Poi naturalmente incrociamo le dita e ci auguriamo, insomma, che non arrivi veramente queste piogge tremende come sono abbattute nel Golfo di Policastro, ci auguriamo che non arrivano anche qui, però posso dire che noi siamo pronti a, diciamo, eventualmente a intervenire quello che sia necessario, però posso rassicurare, insomma, la cittadinanza che tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto. Peraltro la pulizia dei valloni dei fiumi noi la compiamo ogni anno e questo, diciamo, facilita questi interventi, perché pulendo tutti gli anni non si creano mai situazioni di enorme disagio. In passato si interveniva anche un anno sì, un anno no, questo diciamo rendeva la pulizia più complessa, invece nel nostro caso pulendo tutti gli anni
abbiamo sicuramente garantito una maggiore sicurezza. Naturalmente sappiamo che il problema del dissesto idrogeologico non è un problema solo di Agropoli, ma del Cilento, insomma, della nostra regione Campania, di tutta l'Italia, quindi non siamo comunque a rischio, ma quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, quindi siamo relativamente tranquilli. Un importante intervento che è stato completato, mi riferisco alla pubblica illuminazione in via Alighieri e località Madonna del Carmine. Ecco, ieri ne hai dato contezza, insomma, sulla tua pagina Facebook ai cittadini. Sì, stiamo facendo una serie di interventi. La pubblica illuminazione è un servizio fondamentale innanzitutto per la sicurezza stradale, quindi abbiamo implementato e rafforzato quella arteria importante che collega naturalmente Agropoli Sud e la Mano del Carmine con il centro cittadino, l'importante perché l'illuminazione era vecchia, fatiscente, ormai quindi l'abbiamo rinnovata. Stesso ragionamento è stato compiuto tra Agropoli Nord e la località Mattina, stiamo facendo un intervento di potenziamento lì dell'impianto, non solo di sostituzione come è successo nel caso di Via d'Andelighiere, ma lì stiamo impiantando in alcuni posti proprio di nuovo l'impianto per dare una continuità di illuminazione a tutta quell'area. Lì è un tratto comunque di strada che è pericoloso, che sono delle curve al buio che in qualche modo recavano pericoli, che hanno prodotto degli incendi in passato e quindi abbiamo annunciato tempo fa di implementare quell'impianto per rendere sicuro anche quel tratto di strada che stiamo facendo, che tra pochi giorni sarà anche quello terminato, quindi ne daremo anche notizia di quello. E poi si sta lavorando anche alla sostituzione della pubblica illuminazione nel centro cittadino, dove vecchi pali sono stati sostituiti con impianti nuovi, impianti artistici tra l'altro, quindi anche adatti alle zone centrali. E questo è uno degli impegni che ci hanno preso e che stiamo cercando di mantenere. E naturalmente voglio rassicurare insomma, i cittadini, ci sono alcune altre strade importanti che sono però meno frequentate di quelle dove attualmente stiamo intervenendo, che pure le abbiamo prese in considerazione e faremo degli interventi importanti, quindi rassicuro insomma, ai cittadini che mi scrivono, che dicono anche queste aree devono essere completate, state tranquilli che noi arriveremo anche nelle periferie, però era giusto cominciare dalle zone più frequentate, piano piano arriveremo in aree, quale via Lento, quale via Corte, quale via insomma tutte altre zone meno centrali che pure necessitano di interventi importanti e lo faremo nei prossimi giorni. Perfetto, Sindaco, abbiamo fatto un po' un bilancio dell'attività amministrativa, ma anche della situazione Covid nella città di Agropoli. Se vuoi lasciare un tuo messaggio magari ai tuoi concittadini prima di salutarci. Ma innanzitutto voglio darvi un'ulteriore notizia che la Giunta ieri ha approvato il progetto della caserma del commissario di polizia di Agropoli. Noi attendevamo un architettonico che arrivasse dal Ministero per capire come organizzare il progetto poi definitivo e esecutivo. L'abbiamo ricevuto, abbiamo implementato questo progetto, abbiamo avviato la progettazione definitiva ed esecutiva. Il costo dell'intervento è stato stimato in 2 milioni e mezzo di euro e la Giunta, dopo aver fatto il progetto, lo inserirà nel programma triennale delle opere pubbliche. Quindi concretamente e finalmente possiamo dire che si avvia l'iter per la realizzazione del commissario di polizia ad Agropoli. Questa è un'altra notizia molto importante che avevamo anticipato nelle scorse settimane, che oggi la Giunta ne dà conferma e di cui sono felice di poter annunciare. È chiaro che il comparto sicurezza deve essere rafforzato e questo intervento certamente darà maggiore tutela ai nostri cittadini, alla nostra città e ai nostri territori. Non abbiamo però dimenticato anche la caserma dei carabinieri, cominciato anche l'iter sempre nella giunta di ieri per l'individuazione dell'area e per implementare anche lì un progetto da poter finanziare per ingrandire la caserma dei carabinieri attuali.
in modo tale da dare quella logistica necessaria alla prefettura, al ministero, per poter mandare in città più uomini. È evidente che un commissario di polizia prevede almeno 40 persone nella propria organizzazione interna e una nuova caserma dei carabinieri garantirà anche quello maggior personale che noi speriamo di avere. L'obiettivo principale è proprio questo. Noi cerchiamo di mettere a disposizione le strutture, in cambio avremo da parte degli organi competenti più personale e meglio organizzato per garantire un servizio migliore nella nostra città. Quindi questa sinergia, questa collaborazione io credo sia fondamentale e credo ci darà grande soddisfazione. Ora mi Sindaco, farei un quindi piacere, insomma, ci puoi sapere. anche dire dove sarà collocata la nuova caserma della Polizia di Stato? La località, insomma, dove verrà Sì, noi poi. avevamo messo a disposizione, se ricordate, inizialmente degli edifici, diciamo già esistenti, si parlò allora, se ricordate, della scuola Mozzillo, poi da verifiche e da incontri successivi abbiamo verificato che gli spazi purtroppo lì erano insufficienti, che ripeto, 40 persone operative e uffici, alloggi, camere di sicurezza e quant'altro, non era sufficiente lo spazio in Piazza Vederrano. Quindi abbiamo dato disponibilità ai tecnici della prefettura e del ministero di diverse location, alcune più in periferia, altre più centrali, e loro hanno scelto di posizionarlo proprio di fianco alla caserma della Guardia di Finanza. Lì c'è un lotto libero disponibile e lì sarà allocata quindi la nuova struttura. Quindi hanno scelto un posizionamento centrale rispetto alla città. È un luogo, diciamo, facilmente raggiungibile. Noi avevamo consigliato, per la verità, per essere onesti, più una zona tipo Agropoli Sud in prossimità dell'ospedale, che poteva in qualche modo avere anche una logistica verso l'esterno, però hanno preferito un posto più centrale e quindi lì avevamo un lotto libero che potremmo utilizzare. Quindi avremo, come dire, due caserme, una a fianco all'altro, che garantiranno il massimo dei servizi per la nostra città in una zona centrale. Quindi quella è la location che è stata la loro scelta, e lì stiamo implementando un progetto per poterlo poi finanziare con la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi mi auguro, insomma, che certamente nell'anno 2021 andremo a posizionare la prima pietra, sperando, insomma, di poterlo inaugurare prima della fine del mandato. Perfetto, un'ottima notizia per la sicurezza della città di Agropoli. Quindi chiudiamo questa intervista con un messaggio importante per i cittadini di Agropoli. Certo, questo è un ulteriore segnale diciamo, nostro verso la città per tranquillizzarla. Ci stiamo impegnando in tutti i modi per cercare di rafforzare, ecco, la sicurezza, per gestire i servizi in una maniera migliore. Abbiamo avuto una risposta dall'altro perché riguarda l'ospedale, dell'apertura dell'ospedale Covid, del laboratorio. Stiamo cercando di fare di tutto per fare in modo che la città di Agropoli possa avere i servizi necessari che merita. Però non è sufficiente il nostro lavoro, è necessario un impegno da parte di tutti i cittadini, che ognuno deve fare la sua parte, evidentemente, perché tutto funzioni bene. Quindi l'appello finale è quello di raccomandare a ognuno l'utilizzo della mascherina, cercare di conservare le distanze, uscire solo se necessario. Io credo che agendo in questo modo potremmo arrivare, mi auguro, a Natale con condizioni diverse rispetto a quelle che viviamo attualmente, in modo tale da poterci, mi auguro, incontrare con i nostri cari in quel periodo dove tradizionalmente si sta insieme. Ce lo auguriamo tutti davvero di cuore, Sindaco. Grazie come sempre per la tua disponibilità e cercheremo insomma di metterci in contatto con te prossimamente, sempre per aggiornare i telespettatori di Cilento Channel su ciò che accade nella nostra città, ma anche sulle novità insomma, che il Comune mette a disposizione appunto dei cittadini. Grazie ancora. Grazie a voi.